Dunque, passiamo all'unboxing del paccone. Adesso mi devo cercare un coltello perché non ce l'ho più. Eccolo qua. Coltello per unboxing. Allora, aspetta, facciamo così. Inquadratura, l'inquadratura è giusta. Dunque, vediamo un po' cosa è arrivato. Questo è grosso, eh. Temo mi deve dare il premio. Allora, qui ci sono due raschia vetro. No, ce n'è uno, uno solo. Da pulire i vetri. Questo è mio. Poi c'è. Questi sono. Questi sono due parafanghi, tinta argento, dove argento bianco, vabbè, per la bicicletta. Poi vediamo se riusciamo a applicarli. Poi ci abbiamo. Qui c'è un cambio posteriore. Sempre per la bicicletta. Sì, cambio deragliatore posteriore. Bisogna vedere poi se tutto dovrebbe esserci tutto. E da 8 rapporti. 7, fa 7, 8, 9 rapporti. Per il famoso. Poi qui un primo foulard. Non è per me. Poi qui cosa c'è? I comandi del cambio posteriore e anteriore della bicicletta. Da 1 a 7 rapporti, poi uno invece più e meno. E poi questi vedremo un po' come funzionano o non funzionano. Poi pila solare, non è per me. Aspiratore vacuum cleaner. Questo è un regalo, omaggio. Ma l'ho fatto arrivare di Roma, mi ha fatto l'omaggio. Vediamo poi come funziona. È una specie di aspirapolvere portatile. Poi c'è. Questo è il cavalletto per la bicicletta, cavalletto posteriore per bicicletta, ma serve solo per tenere in garage. Si apre, poi vi farò vedere come funziona. Poi qua cosa c'è ancora? Qui qua c'è ancora di roba. Altro foulard, benissimo. Poi, questi sono leve freno. Per bici, non sembra neanche brutto, sono anche leggerissimi. Ok, questi sono adesivi neri da mettere sulle parti sensibili della bicicletta, dove batte la catena, quelle cose lì. Oh. Tanto sono tutti da vedere quando si funziona o no. Poi cosa c'è ancora? Qui ce n'è ancora di roba. Questo è lo slimer. Da pulire la macchina, quel gel che sembra Slimer, ma costa 1 euro. Vediamo un po' cosa fa. Poi qui c'è un portaborraccia. Portaborraccia argentato. Ok, sì, d'alluminio. No, sì, dovrebbe andare bene. Tanto poi si fissa poi alla bicicletta. Ma sì, ma costa poco sta fare qua, eh. Costa proprio, costa forse 2 euro, 1 euro, oh, neanche. Oh, sembra a posto, ma sai, poi col pacco, bisogna poi
No, va bene, te. È leggero, peserà boh, 20 grammi. Poi, un elastico da tenere nel portapacchi della bici. Nastro biadesivo doppio. Boh, un po' stortino, vedremo com'è. Serve sempre di adesivo. Poi, questi cosa sono? Ah, questi sono i fine filo per le biciclette, i capocorda. Questa un'altra bandana. Un'altra, questa è leopardata. Vabbè. La volea leopardata, io glielo comprerò. Boh, sta lì. L'ha scelta loro, non l'ho scelta io. Questi sono i tappini da mettere a fine per il manubrio. Vi faccio vedere bene. Argentati. Ma potrebbero andare bene, adesso vediamo. Ok, qua. Qui cosa c'è ancora qua? Ah, ne ho presi due doppi, ne ho presi doppi. Vabbè, ne hanno fatti arrivare due. Boh. Va bene, ce ne sono due doppi, Samoy, servono sempre. Li teniamo come riserva. Altre cose, non ce n'è più. Poi ci abbiamo, qui abbiamo. Abbiamo questo qui, è una cosa sempre per una persona. Ok, questo è una specie di tritatutto. E questo qua è il famoso, è un ventilatore autofan. Con batteria e basta. Nei prossimi giorni poi vedremo se tutto funziona come si deve. Questa non è roba per me, comunque la lasciamo qua. È tutta roba non per me, questa qui. Così. Questo anche così. E boh. Poi mi deve ancora arrivare di questo gruppo qua. Il power bank, ma lì vedremo. Per il resto va bene così. Ciao a tutti.